Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Megozzo, bentornati in questo nuovo video. Scusate un po' per l'assenza che sto avendo ultimamente, per ultimamente intendo gli ultimi mesi, ma purtroppo ci sono problemi dietro l'altro, come se dipendessero da me, non dipendono da me assolutamente. Anzi, pensate un po', sono stato 3 giorni praticamente a cercare di ripristinare tutte le mod di GTA, tutti i file, perché il gioco era praticamente morto, non si avviava più. Ragazzi, stavamo perdendo 2 anni di mod, vedete voi. Però fortunatamente sono riuscito a recuperare il tutto. Allora, in questo video finalmente torna Cristiano Ronaldo. Il problema è che, per chi se lo ricorda, Cristiano Ronaldo, ragazzi, aveva avuto un problema con un'assassina, dove si erano detti qualcosa e poi si erano separati. In questo video non ci sarà il rapporto, il legame con l'assassina, ma vedremo qualcos'altro, anche se a fine video Cristiano Ronaldo si dirigerà appunto dall'assassina, o forse no. Ora vediamo, dipende dai tempi, in quanto tempo riusciamo a fare tutto. Mi raccomando ragazzi, per il ritorno di Cristiano Ronaldo un bellissimo mi piace, assolutamente. Iscrivetevi al canale, commentate i video e condividetelo ovviamente con i vostri amici. Vi ricordo che potete seguirmi tutti quanti su Instagram, quindi mi raccomando ragazzi che ci mettete solamente 2 secondi. Sapete che ci tengo, così vi posso salutare a fine video. Questa maglietta non è il massimo, però vabbè. E non è la prima che ho trovato nell'armadio. Allora ragazzi, Cristiano Ronaldo vi dà il buongiorno, la buonasera, la buonanotte. Non so che cazzo di ora state guardando questo video. Questo qui ha una camicia orrenda. E stavamo provando a cercare Ronaldo Junior. Io magari capisco che tenere in piedi 2 serie, quindi quella da bambina calciatore che poi sono collegate, e seguirle sia difficile, io per voi intendo. Io lo capisco, però ragazzi, io 2 serie faccio importanti, perché quelle sono le più importanti del canale. Almeno seguitele e cercate di capire il filo logico. Quindi sapete che Ronaldo Junior ha avuto problemi con Annabelle e poi c'è stato il prete che l'ha esorcizzato e si è salvato, e Ronaldo non lo sa, ma cosa saprà? Secondo me si incazzerà come una bestia. Sapete che Ronaldo invece dall'altra parte era litigato con Ronaldo Junior e invece ha avuto problemi con un'assassina che ancora dovrà incontrare, di cui si è innamorato. Attenzione, cioè, stanno succedendo veramente tantissime cose. E ora penso che stiano nel garage per vedere se c'è la macchina di Ronaldo Junior, non lo so. Ragazzi, non so perché, ma qualcuno avrà dimenticato la musica sparata, perché sento la musica sparata. Ronaldo Junior non lo sa, ma io ho ancora lasciato l'appartamento sopra il garage, perché io avevo detto a lui che l'avevo venduto. Invece no ragazzi, non l'ho venduto, semplicemente lo avevo affittato a delle persone per fargli capire, o meglio per fargli sembrare che appunto l'avessi venduto. Ronaldo Junior non è qui, non so dove cercarlo. Lo sto cercando perché volevo cercare di fare pace con lui. Vi spiego anche perché. Perché mi ha chiamato Simon, mi ha detto che ci sono delle novità importanti su alcune macchine, ragazzi. Proprio per questo volevo invitarlo a venire con me, così magari potevamo riappacificarci. Non lo so, non so più dove cercarlo, perché sono comunque preoccupato per lui e non so dove andarlo a beccare. Cioè, lo Santos ragazzi è enorme. Detto questo, dobbiamo cercare in tutti i modi, in ogni caso, di andare da Simon, perché se metto che ci sono novità importanti, ci sarà una nuova macchina. Tra l'altro devo mettere la targa a questa, che non ho ancora capito perché non l'ho mai fatta mettere. Ok ragazzi, allo Santos stanno impazzendo le persone. Tutto bene? Vabbè. Basta perdere tempo con gente a caso. Andiamo subito da Simon perché evidentemente avrà qualcosa di importante per noi. Non so, magari una nuova macchina, delle modifiche alla Lamborghini, non lo so. Ogni caso andiamo a vedere e ci rendiamo un attimino conto. Leviamo sta musica, porca miseria. Ah, finalmente. Ma perché? Ma che sta succedendo, ragazzi? Cioè, tutte le persone escono. Ma che diavolo? What the fuck? Ragazzi, non è normale sta cosa. Vi giuro, non ho mai visto una cosa su GTA. Tutta la gente, le persone in macchina escono, guardate. Ma che cavolo? Allora ragazzi, se sta buggando il gioco, io opto più per questa possibilità. Tutte le persone da cui passo, guardate, prendono e escono dalla macchina. O si sta buggando il gioco letteralmente, perché io non so che sta succedendo. Oppure è la fine del mondo e non lo sappiamo. Vabbè. Guarda, mo' gli prendevo la portella. Ma guarda tu, guarda. Basta uscire all'improvviso. Mi rovinate la macchina. Oh. La cosa che odio, sinceramente, quando guido una Lamborghini è che devo guidare esattamente con la benzina piena. Aspettate che è qua. Si azzuppa l'auto. Ok, ragazzi, facciamo un po' di benzina alla Lamborghini, che
serve dal conto di Ronaldo, che sono 2 miliardi e passa. Cercavo tra l'altro anche Ronaldo Junior oggi, perché Simon ha proprio richiesto di far venire anche Ronaldo Junior. Non lo so, forse magari potrebbe piacere un'auto a Ronaldo Junior, non ne ho idea. Vabbè, in ogni caso qui non so perché stanno uscendo tutti dalle loro auto, o sono drogati o cosa, non lo so. Vabbè, comunque parcheggiamo l'auto qui e vediamo. Non c'è nessuno, vabbè, a parte Simon, io la parcheggio così tanto quanto devo stare, 5 minuti. Non ho intenzione di comprare auto, sinceramente, perché senza andare a risparmiare un po' di soldi per altre cose. Spero che i carabinieri non mi facciano la multa lì, vabbè, sì, tanto che multa mi dovrebbero fare. Siamo arrivati da Simon e è con un signore che non conosco, sinceramente, ma vorrei capire chi è. Ci ha detto, ci ha salutato, ci ha detto hello. Allora, cerchiamo di installare un attimo il dialogo e vedere che succede. E perché voleva anche Ronaldo Junior? Ah, no, non devi fare a botte, Ronaldo. Simon, dimmi perché mi hai convocato? Allora, dal dialogo si evince che Simon ha chiamato Cristiano Ronaldo perché aveva delle novità per lui in abito delle macchine. E questo signore che sta qui, infatti, dice di parlare direttamente con lui. Praticamente, questo signore qui, che sta cercando di parlare con Ronaldo e Simon, che non so perché non si stanno intendendo oggi, non riescono a parlare. Praticamente, questo signore qui è uno importante, il CEO di Mercedes-Benz, che si occupa appunto Stati Uniti, Canada, insomma, il territorio americano. Ed è qui appunto proprio per dirci che hanno sviluppato 3 nuove auto della Mercedes futuristiche. Che qualcosa mi dice che le auto futuristiche di cui parlava sono queste. L'auto sarebbe la 722, una la AMG GTR, mentre l'altra sarebbe una nuova auto vi da visione prettamente futuristica, che si chiamerebbe la M-Vision GT, che dovrebbe, vabbè, allora, questa qui ce l'abbiamo. Però noi ce l'abbiamo vecchia, non ce l'abbiamo coi pezzi nuovi in ambito futuristico con un nuovo design come adesso, ragazzi. Attenzione, perché non è uguale. Tanto vale anche per questa, che ce l'aveva messi un modello uguale a questa qui, ma che non l'abbiamo presa. Adesso che ci vogliono far scegliere una nuova auto. Ma ragazzi, questa è qualcosa di spaventoso. È il primo modello di Mercedes-Benz futuristica che vorrebbero lanciare tra qualche anno e vogliono darla a noi in anteprima per cercare appunto di creare hype nella massa, che penso sia un modello simile alla, infatti alla MG, c'è anche scritto dentro. Ok ragazzi, questa è proprio fenomenale, è qualcosa di pazzesco, è davvero qualcosa di pazzesco. Cioè, con quest'auto voli proprio nel futuro. Davvero? Ma però ancora non capisco perché voleva Ronaldo Junior. Proviamo a chiederglielo. Simon sta dicendo che avrebbe voluto Ronaldo Junior perché c'è un prototipo di una specie di mini auto della Mercedes-Benz, sempre futuristica, che vorrebbero rilasciare. Capito? Per chi ha 18 anni, 16 anni, perché in America si può guidare anche a 16 anni. Quindi stava pensando appunto di lasciare questo prototipo a Ronaldo Junior, ma voleva prima chiedere a noi perché Ronaldo Junior ha già fatto troppi danni e Cristiano Ronaldo lo sa bene, lo sappiamo bene anche tutti quanti. Sicuramente sarebbe piaciuto un modello a Ronaldo Junior, ma meglio se non la vede perché poi la dovrebbe restituire, perché se no la ruberebbe, io ne sono sicuro. Simon sta dicendo che dovremmo scegliere una macchina perché il CEO è impaziente. Allora. Beh, la scelta penso sia chiara, non ha senso scegliere una MGTR versione futuristica con tutte quante le specifiche migliorate. Lo stesso vale per la 722. Io prenderei, ragazzi, tutta la vita questa. Cioè, stiamo scherzando? Stiamo scherzando, guardate il cerchio di lega. Guardate che design performante e futuristico. Sembra una macchina da corsa futuristica, porca miseria. Bene, ragazzi, Simon è contento che abbiamo scelto. Quanto sono impiantati dei chip particolari di rilievo tramite il satellite, appunto, creato da Mercedes-Benz? Non ci credo. E che appresto, aprendo delle nuove officine a Los Santos, e potrà portarla direttamente da lui ad aggiustarla, perché questi non sono pezzi di Simon e quindi non può essere aggiustata. Quindi, tra l'altro, non può né essere rubata. Cioè, praticamente, ragazzi, l'auto del futuro da Mercedes è stata ideata. Attenzione, questo è un grande passo in questa serie, perché per la prima volta Cristiano Ronaldo avrà un'auto prototipo, anche se l'ha già avuta, però era in commercio. Ma questa auto prototipo è un'auto che tecnicamente non esiste rispetto magari alla Lamborghini Supreme, che è anche futuristica. Cioè, non so se vi rendete conto, Ronaldo Junior farebbe il matto per un'auto del genere. A questo punto non ci resta altro che
Vabbè, qua in prima persona, ragazzi, si entra, cioè ve lo dico. Ci dovrebbe essere un tasto apposito qui dentro per cercare di sbloccare la modalità fast. Ora andate il più veloce possibile. Al momento c'è la modalità normale, cioè ci permette di andare fino a una certa velocità che scopriremo. Intanto che testiamo la macchina, inizio video vi avevo detto che Cristiano Ronaldo, ragazzi, è in un guaio perché dice di essersi innamorato di un'assassina che voleva ucciderlo. E adesso stiamo proprio andando a parlare da lei e nel contempo testeremo la macchina. Allora, al momento vedo che ha un'ottima accelerazione e anche un'ottima frenata, proprio immediata. Per quanto riguarda la velocità, beh, penso che, porca miseria, ce l'abbiamo. Continuano ad andare veloci e poi non si riescono a fermare in tempo, mentre questa qui, ragazzi, sembra proprio che si fermi in tempo. Anche lo spoiler che ha dietro è molto flessibile in base a come ci muoviamo. Devo dire, a quanto pare sta per succedere qualcos'altro. Cristiano Ronaldo è arrivato al luogo dove doveva incontrarsi con la sua assassina e ha una pistola in mano. Ok, non so se sta parlando da sola o ci sta dicendo di scendere dall'auto. In ogni caso, ragazzi, non so se ve lo ricordate, ma Ronaldo si era salvato il culo dicendo che si era innamorato di lei. Ora sta da capire se è vero, non è vero, cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo. Fatto sta, ragazzi, che nasconde una pistola dietro il braccio. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bellissimo pollicione in su, un commentone, iscrivetevi al canale perché nei prossimi video vedremo Cristiano Ronaldo, che cosa accadrà nella sua vita, qual è la storia dell'assassina, chi c'è dietro. Chi c'è realmente dietro? Vedremo nei prossimi episodi. Magari dopodomani, se riesco a registrarvelo, perché poi parto, sto via una settimana. Anche Ronaldo Junior, che prenderà qualcosa simile a quello che ha avuto da Ronaldo, perché lo verrà a sapere. Perché, ovviamente, girando si sanno, girano le voci. Per cui, ragazzi, mi raccomando, rimanete attivi. Iscrivetevi al canale così non perdete i video e vi ricordo di seguirmi su Instagram che trovate in descrizione, ci mettete solamente 2 secondi, quindi mi raccomando, passateci, così a fine dei prossimi video vi posso salutare, potete rimanere aggiornati su di me e su tutto quanto. Detto questo, ragazzi, Cristiano Ronaldo qui vi saluta, che purtroppo stanno già parlando e forse è meglio se mi tolgo le cuffie, sennò vi spoilerò tutto. Qua Megozzo, grazie per stati con me anche quest'oggi nonostante tutto, e noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao.